ragazzo quello, veramente lo conosco da quando era così, proprio bravo. Ma quando parlo, una continuazione, io non ce la facevo più. Ma adesso il palco è tutto nostro, e si può cominciare. Allora, ci saluta molto la compagnia? Sì! Faresti meglio che balluna la porta come Don Alisco! Sì, venite qua belli che vi chiamo! Scusa! Allora, dobbiamo andare sul palco. Questo? Questo è l'elenco completo dei nomi di coloro che per tutta Minervio sono considerati capaci di recitare il nostro dramma davanti al sindaco, alla sindachessa, e gli assessori, e tutta la giunta, e i donatori, e i figli dei donatori per lo spettacolo dell'Avis. Oh! Ma prima il mio buon Peter Squiz mi farebbe da dirci di cosa tratta il dramma, e poi leggerà il nome di direttori. Se no, cosa stiamo qui a fare? Ma che, non lo sapete? Mannaggia miseria! Quello è il nostro dramma, è... No, dicevo, il nostro dramma è... Il nostro dramma è... E non facete ridicere, calma, stavo dicendo, il nostro dramma è... Oh... La molto lamentevole commedia e la crudelissima morte di Pirano e Tisbe. Cos'è? Ho detto la molto lamentevole commedia e la crudelissima morte di Pirano e Tisbe. Fate l'entusiasmo! E fate vedere come sono. Allora, vediamo subito il primo, Nick Bottom. Tessitore, vieni, bello, vai. Non ne avete un'idea, questo attore è proprio un artista completo, di quelli proprio che ha una capacità di interpretazione, no? Perché proprio, perché gli nasce dall'interno, che è proprio, guarda, è espressivo, proprio bello. Peccato che è muto, e però è bravo, vi garantisco che è bravo assai, sì. Nick, tu sei stato chiamato per fare la parte di Pirano. No, non è un tiranno, è il primo moroso. Che poi però morirà assai nobilmente per amore. Lo so, l'ho detto, è un artista completo, è uno di quelli proprio eccezionali, perché io lo so, vorrei piangere lacrime amare, ma di quella proprio che devi inondare il teatro, e non si può fare, Bottom. E se qua c'è qualcuno che non sa nuotare, si affogano tutti quanti? No, e poi non è bello che si affoga il pubblico, no, devi andare un poco piano. Lo so, tu volevi fare il tiranno, lo sapevo che volevi fare il tiranno, che ti piace più le parti di Ercole, ti piace Ercole, che devi proprio fare quelle scene fragorose che se ne deve cadere il teatro. E non lo puoi fare, sei muto. Non lo puoi far cadere il teatro, sei muto. A posto? Dai, Francis, è arrivato il momento tuo, vai. E da banda! Basta. Posso con te una parola grossa, diciamocelo, comunque. Senti, tu fai il riparatore di mantici. Che cos'è un riparatore di mantici? Va bene, allora tesoro mio, qua tu sei segnato per fare la parte di Tisbe. Tisbe! Tisbe! È un cavaliere errante, Tisbe è la picciarella, la guaiuncella, insomma, come dite da queste parti, la fanciulla di cui si dovrà innamorare Pirano. Ma tengo la barba! Dove sta il problema? Si mette una parrucca, una maschera, insomma, qualche cosa vince. Donna, Bagnutte è sempre piaciuta! Oh, e poi devi parlare qua! Vieni qua! Allora, devi parlare, ma ti immagino più sottile che ti ritrovi!
mio. Provaci. Lo so che vorresti fare tu la parte di Birma, che ti verrebbe di Disney e che ti verrebbe benissimo, lo so. Il punto è che dovresti parlare con questa faccina qua. Disney, dove sei, mia dorata Disney? E non lo puoi fare perché devi fare tutto troppo sottile e tu si muta. Te lo vuoi smettere in testa? Te ne vuoi fare una ragione e tu è inutile che lo difendi di continuo, mangiacciami te. Povero, botto, povero. Ma nessuno dice niente, però. Oh, e adesso andiamo avanti, a questo punto. Abbiamo Robin Starkani, santo. Ecco, questo mi piace assai perché è santo. Lo capiamo tutti quanti che con me, no? È un mestiere di quelli, bella Robin. Sì, lo so. Bella. Ti piace? L'ho fatto io. L'hai fatto tu. È bella. È un poco fuori misura, devo dire la verità, è un poco grossettino, però c'è un taglio che è eccezionale, bellissimo. Peter Quiz, io ho portato anche... Ma che ci fa? Non potevo lasciarlo a casa da solo, non posso lasciarlo in macchina, povero, so. Allora non lo prego. Ci stanno tanti cani tra i nostri attori, uno di più, uno di meno, dov'è il problema? Non è vero, togliamo un altro cane. Lui è bravo, eh? Ma non ne ho dubbio, proprio quando ho detto che sicuramente meglio di lui. È bravo, però è bravo, eh? Quando uno gli dice fare qualcosa, lui è proprio preciso. Sì, ho capito, andiamo avanti, tu devi fare la parte della madre di Disney. Ok, a questo punto ci sta Top Snout. Calderaio. E poi per bere, adesso che cosa può essere un calderaio? Io non ho idea. Tom, vieni qua vicino a me. Tu che fai nella vita? Il calderaio. Mi hai aiutato assai, eh? Allora tu fai la parte del padre di Pino, io stesso farò la parte del padre di Disney. E poi c'è Snug, lo stipendario. Che arrivo? Stai qua dunque. Ecco, vieni qua almeno tu, che cos'è lo stipendario? Voglio sapere, cos'è lo stipendario? Allora, lo stipendario, guarda, ce l'ho qui sulla punta della lingua. Lo stipettaio stipetta. Ah sì, era facile, semplice di così. E quindi il calderaio che fa il calderaio? Ma cosa vuoi che faccia il calderaio? Il calderaio caldera le caldere totalmente. Ho capito, è il guardatore di mantici? Oh, lui lì, il guardatore di mantici, è chiaro, è la palischiano. Mantica dalla mattina alla sera. La parte del leone. La parte del leone a me? Ascoltami, capo! La va benissimo la parte del leone, ma me l'hai scritto il copione, tutto quello che devo dire, perché, no, stavi a sentire me, perché mi fai fare la parte del leone, ma io sono un po' somaro, e allora faccio fatica a leggere, imparare a memoria, quindi te devi fare in fretta a scrivere sto copione, così io me lo imparo. Ma la potrai improvvisare, si tratta solo di regino. Oh, è arrivato Pitagora qui. E secondo te è facile ruggire? Non ci vuole mica una cosa da poco, eh? Non ho fatto di male, no. Lo so, tu vuoi fare il leone, non lo puoi fare il leone. Lo so che tu vorresti ruggire in maniera così che il sindaco deve dire e fatelo ruggire ancora. No, sei muto, mettilo in testa. Sei muto. E poi, pure se ruggissi, con troppo fragore, la sindachessa e le sue amiche gli potrebbero avviare un bello spavento. E poi comincerebbe a scappare tutti quanti per la sala, ce ne sarebbe tanto. Per finire tutti quanti in galera! Ma tu in galera! Un uomo così bello, come se ne vedono solo dei sacchi.
siamo. Mi pare che siamo tutti quanti a posto, allora a questo punto, ieri, le dici signori, ecco a voi le vostre. Dai tu! E io devo pregarvi. Sì, insomma, vi devo chiedere. La fiebre di biancospino, la fiebre di biancospino, la fiebre.
fianco il pino, ci passano davvero una paura terribile. Io temo che bisognerà rinunciare all'ammazzamento. No, non se ne parla proprio, non se ne parla proprio, l'ammazzamento è la scena fondamentale. Ecco, vedi, per questo mi piace Bottom, tiene sempre certe pensate. Dai, hai avuto un'idea, parla. Cioè, dimmi, fammi capire. Allora, noi possiamo scrivere un prologo. Un prologo, va bene. Che ci scriviamo in questo prologo? Ah, che le nostre lame non hanno mai fatto male a nessuno, neanche un goccino da dire niente. E che Piramo alla fine non muore veramente, è tutto da messo in scena. E poi che sia il caso che lui dica, che poi lo dirò io ovviamente, che può fare, dica chiaramente che Piramo non è Piramo ma Bottom il tessitore. Oh, sei un genio, sei grande. Abbiamo risolto, io a mannanza. Ma le signore non si spaventeranno per via del leone? Io temo proprio di sì, che dici tu? Signori miei, bisogna avere un po' di calma, perché un leone in mezzo alle signore è una cosa molto spaventevole. Non c'è uccello rapace capace di fare paura come un leone, vero? Per voi? Un leone? Un leone? No, non è un leoncino. Ma allora bisognerà scrivere un altro prologo dove venga spiegato bene che il leone non è il leone. Ho capito, scriviamo un altro prologo, ma che ci scriviamo in questo prologo? È come... Scusate, bello, per questo ti piglia bene. Di poche parole, ma sei perfetto. Allora, stavamo dicendo che ci scriviamo nel prologo che il leone non è un leone. Che farebbe bene pure che si vedesse un po' la faccia attraverso la criniera, così che si capisca che è una persona. E poi che gli diciamo? Che è quello là. Allora gli diciamo, mie dame, mie belle cinne, mie belle sdaure. Oh, mie bellissime dame. Oh sì, sono strepitose le saure questa sera. Io vorrei... Oh sì, ascoltatemi, io vorrei... Basta, è sufficiente. Io vi pregherei! Ma sono disposta a fare anche quello, io vi pregherei a mani giunte! Ne sono soddisfatta ancora, che dobbiamo... Io vi supplicherei! Ma vi supplico, vi metto in ginocchio, ma dateci soddisfazione! Di non avere paura e di non tremare. Perché quello non è un leone, ma è un uomo come tutti gli altri, e quindi specifica come tutti gli altri, si fa per dire. Ma sono me. Ecco, e poi specificare anche il nome dell'attore, e quindi dire che io sono Snag lo stipettaio. Oh, te fai il capo, ma Snag lo stipettaio sono io, non cominciamo a rubare le parti qui. Ok. Io sono Snag lo stipettaio. Tu sei Snag lo stipettaio, se questo è muto, quello è scemo. Vai avanti, c'è qualche altro problema? No, c'è più ci pensavo. Vieni qua, che devo chiedere una cosa. Ci pensavo sempre strano. Allora, oltre alla fame... Adesso bisogna dire chiaro. Cosa volevi dire? La cosa della luna, ma non mi viene. Va bene, fate con la luna. Allora, questo qui si emoziona e poi succede così. Comunque, in tutte le storie ci sono delle complicazioni. E qui ce n'è una mica da poco. Oh, rega, succede che in questa storia ci sono Piramo e Tisbe, i due morosi, che sono morosi loro due, si vedono sempre fra il rusco e il brusco nella penombra. E allora bisogna fare un qualo, bisogna prendere il lume di luna e metterlo dentro in una stanza, se no non si ricrea la situazione. Ma ci sarà la luna in cielo la sera che noi reciteremo il nostro dramma. Prendiamo un calendario e controlliamo. Calendario. Calendario. Ce l'ho io. Lo tengo io. A Minervia non c'è un
sta bene, che non ci devi te. San Gennaro ci ha fatto la grazia, ci sta la luna! C'è la luna! C'ho un'idea! Oppure potrebbe entrare qualcuno con una lanterna, perché se non c'è la finestra la luna non entra, entra qualcuno con la lanterna e dice che viene a rappresentare il cane di luna e potrebbe anche avere un cane, io faccio la luna! Guarda caso, c'era proprio un caso, non è che l'ha pensato, è proprio... Pensavo sempre stanotte che non... Cioè, nella sala avremmo bisogno di un muro, perché Piramo e Tisbe si incontravano al piano... parlavano attraverso un muro, attraverso la crepa e un muro. Cioè, se uno tiene due dita belle aperte così, fa il muro e questa fa la crepa. Ma ti va dentro un muro, non so se è facile. Ma no, uno fa il muro, poi dici botto. È una buona idea. Scusa, smettetemi in fila che dobbiamo scegliere. Venite più qua. Venite più qua. Voi avete il senso della presenza scenica, della posizione, dello spazio e tutte le lezioni che mi ho fatto fino a qua che sono servite. Allora. Fai il muro! Aspetta. No, guardate questo come lo fa. Ma mi pare che tu non fare il muro in questa maniera, secondo me non lo fa. Vai. E questo mi pare già abbastanza bellino, sì, un muretto di tutta, un bella buca. Però io voglio fare la luna. Adesso vediamo, ma guardate quanto è ispirato, guardate che ispirazione, proprio l'espressione, gli manca solo la parola, gli manca. Oh... Guarda sta tessura come fessa. Guarda bene perché come fessa lei non scusa una mano. No. È ovvio, è chiaro, è visibile la parte per tutti quanti. È lui il muro, è lui. Sono io il muro! Qualche cosa pure a voi magari che dobbiamo sistemare, perché qua le palpitazioni io non ce la faccio più, non ce la faccio andare avanti così, possiamo andare? E allora tesori miei belli di mamma, quanti ne siete, venite tutti quanti qua intorno a me, aspettatevi intorno a me e cominciate a studiare la vostra parte. Poi comincia Piramo, quando hai finito di declamare? Quando è finito? Te ne vai là dentro quel boschetto e così farete tutti quanti voi a seconda di quello che richiederà la vostra parte, va bene? Studiate. Ma quali tutti i comici dan tante arie qui alla culla della regina delle fate? Sono gli attori. Allora noi ce ne staremo fra di loro e li disturberemo, pronti ad attuare il nostro piano. 3, 2, 1, via! Cosa faccio? Una voce, dicevi, a te
fa fredda. Vai. E a questo straordinario punto... Ishbi, tocca a te. Ishbi, dai, dai, facciamo una cosa veloce, veloce, perché poi ce ne dobbiamo andare. Su, allora. Oh, Pira, amore, tante consiglio per... Oh!
Giovanni se mi va in fuma! Non è vero! Io così! Trovare in tutto Minervio! Un uomo come lui a fare la parte di Bolla! Non c'è dubbio, la testa più sensata! Nessuno sta al baro di lui per la sua dolcezza della voce. È la più avvenente, dolcissima voce che ci sia, Minervio! Paio, paio! Baro! Sì, baro! 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 Non fate uno su un momento così drammatico! Che ci sta da ridere, che ti vedo te là che stai ridendo, che ci sta da ridere, che in questo momento siamo disperati, che non troviamo più il nostro padre. Certo. C'è mica da ridere. Avrebbe preso come minimo 60 euro al giorno. Il sindaco non gliele avrebbe negate se l'avesse visto recitare. Neanche l'assessore Roberta. Nessuno. Mamma mia, chissà quante cose c'è da raccontare, ma ci devi raccontare tutto per dire e per segno, tutto, ma con papà. Ma lo racconto io che cosa è successo, non questo, questo maiale, l'ho trasformato in un maiale perché si era comportato malissimo, aveva sporcato tutto il mio bosco e gli stava proprio bene, che si fa così a casa tua, tu lasci tutto per terra? Bottom sì. Come sì? Vabbè, a casa tua fai quello che ti pare. Qui sei a casa mia e quindi non si sporca il bosco. Ecco, a casa nostra. E comunque lei che mi sembra il capo qui. Ecco, visto che vi siete prodigati così tanto per questo dramma, ecco, saremmo molto felici di vedere. Sì, saremmo molto curiosi di vedere questa rappresentazione, ecco. Ma veramente? Sì. Ma veramente padre? Sì. Ma veramente dire? Forse ce ne pentiremo, però. Ma allora, ragazzi, andatevi a preparare. Mi raccomando, Non mangiate né aglio né cipolla, che il vostro alito deve essere dolce, profumato e delicato. Sì. Ecco, allora, andate a preparare. No, per prima voglio vedere. Oh. Ecco, andate. Andate a preparare. Ecco, allora noi ci mettiamo. Ma mi dico, poi... Io non l'ho mai vista da queste parti. Io qui ci abito, noi ci abitiamo qui, siamo i politi del bosco. Ah, e non vi fate mai vedere da me? No, invisibili siamo. Ma lo sai che non sapevo... No, dica, ma... Sì, dica. Ma lo sa che... Ma c'è proprio una bella presenza. Ma lei potrebbe fare un'attrice. Sarebbe proprio bella. Sì, e i suoi compari dove sono finiti? Non è che vuole fare la parte di Tisby? No, io faccio il pubblico in questo dramma, va bene? Che così vi dico se siete sempre stati bravi, se non lo siete stati, ecco. Ma magari dopo poi ci andiamo a bere una cosa. Adesso vediamo prima come va il dramma, Sì, ecco, adesso vediamo se meritate un nostro applauso. No, andate pure. Ci mettiamo lì, ci mettiamo qui. Sì. Prima fila, In prima fila. Mi raccomando, Adesso andare in prima fila. Sì, sì. Adesso cominciamo. Speriamo che gli attori sono qui pronti. Ecco, speriamo, sì, se no. No, ma loro sono sempre pronti, che sono lì. È pronti a scattare proprio qualsiasi cosa. C'è il prologo, no? È il prologo dove dico, se vi offenderemo sappiate che lo faremo apposta. Ecco, perfetto. Per provarvi la nostra semplice capacità, ecco il vero principio della nostra fine. Principio della vostra fine. Ma chi l'ha scritto? Io no. Non posso averlo scritto io. Considerate che noi veniamo qui con un cattivo proposito, certo non per divertirvi o per contentarvi, figuratevi. Sì, per il vostro piacere noi non siamo venuti qui, ma per farvi pentire di averci ascoltato. I nostri attori sono pronti? Ecco, meglio, sì. Pronti? Sono pronti? Ok. Allora, quest'uomo è Piro.
Tiramo! Eccolo qua, quest'uomo è Tiramo, sì. E questa bella fanciulla, questa bella guanciale, insomma, questa bellezza, questo fiore profumato, è Gisbe! Gisbe! Che bello! Gisbe! È quest'uomo! Impiastrato di calcio, dove va Gisbe? Gisbe, devi stare in scena perché quest'uomo impiastrato di calcio e cemento è il muro, il vile muro che separa i due amanti. Oh. E attraverso la crepa del muro, sì. Povere animucce, sarà un po' di bisbigliato onde nessuno altro picca. Quest'uomo con la lanterna e il cane rappresenta il cane di Luna, perché se proprio volete saperlo, i due amanti si incontravano al chiaro di Luna per fare l'amore presso la tomba di Nini. Ho sbagliato. Quest'uomo con la lanterna e il cane. Amore presso la tomba di Nini. Allo! Per tutto quello che riguarda il resto, ci si consenta che il muro, questo bellissimo muro, è il chiaro di Luna, due, ecco, col cagnolino, il chiaro di Luna, e Piramo e Tisbi, due amanti, quelli che sono morosi, vi raccontino qui tutta questa bella storia d'amore. Gente, fin tanto che siamo qui, a vostra completa indisposizione. Ecco, finito? Quanto dura? In questo medesimo nostro intermezzo succede che io, un tale chiamato, come voi potete vedere, questa calce e questo mattone significa che proprio io sono proprio quel medesimo muro. E questo a destra e a sinistra è il pertugio attraverso il quale gli amanti dovranno vi svegliare. Fosca notte, oh notte dal colorito così nero che se n'era più del nero, oh notte che sempre ci stai quando il giorno non c'è, oh notte, ahimè, temo che la mia Tisbi si sia dimenticata la sua promessa. Ma tu muro, oh dolce, amabile muro, che separi il terreno dei suoi da quello dei miei. Oh muro, oh dolce, leggiadro muro, mostrami il buco perché io le possa parlare. Ma cosa vedo? Nessuna Tisbi, io credo. Oh, siano maledetti i tuoi mattoni, muro, muro vile, vile muro codardo e crudele. Oh, muro! Oh, 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 muro! Che spesso hai visto piangere le mie lacrime e i miei lamenti, poiché spesso se pare Piramo da me! E gli labbri di color ciliegio baciano il buco del spesso i tuoi mattoni. Ecco qua. Oh, ma vedo una voce. E allora me ne andrò al pertugio a udire se per caso mi capita di incontrare lo sguardo della mia Tisbi. E Tisbi se non sono. Stiamo già andando peggio di quello che pensassimo, ma no. Bacia il buco del muro. Io bacio il buco del muro. Ci vogliamo incontrare direttamente sopra la tomba di Nini? Oh, oh vita, oh morte, oh morto, oh di vita, presto indugio. Andiamo. Ciao. 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 Ciao.
nobili staude. Oh, che vi impaurite solo se vedete una piccola bungatina strisciare il suolo. Allora, a questo punto è qui che dovete fremere e palpitare quando il leone selvaggio al colmo della sua ira, sta attenti te, inizierà a ruggire. Vabbè, dai mo, non vi spaventate, bambini, dai mo, che io sono snaglio, lo stipettaio, quello che stipetta le porte, le finestre, stipetto. Quindi tranquilli, non sono né questo fiero leone, né una fiera bellissima leonessa, perché attenti, se così fosse, oh, sarebbe un guaio per la vita, vamo là! Ecco, quest'uomo con la lanterna rappresenta il caro di Luna. E tutto quello che devo dire è che quest'uomo con la lanterna e il cane rappresenta il caro di Luna. Dov'è il cane? La lanterna e il cane. Oh, cane, cane. Oh, questa è la tomba del Ninino! Del Ninino? Ti sei sicuro? Ninini! Dov'è il mio amore? Dire Luigi. Oh, dolce Luna, dirà bravo. Oh, dolce Luna, ti ringrazio, perché splendi così fulgida che mi consenti di vedere la mia adorata Tisbe. Oh, Numi, oh cielo, hai cavaliero? Occhio che vedi, cuore che credi, il tuo manto pregiato di sangue macchiato. Oh, ecco qua il sangue macchiato, ecco qua. Oh natura, perché hai creato tu i leoni? Perché quello un leone crudele si è mangiato la mia cara Tisbe, che era la fanciulla più bella e più dolce che io abbia vissuto, amato e sorriso. E a questo punto che ogni lacrima cada, vieni fuori tu, spada, spada, colpisci il mio petto. Sulla sinistra, mammella, la sinistra, mammella, la sinistra, mammella, dove il cuore saltella. E così io muoio, muoio, muoio. Vuoi morire? Oh, ora morto sono io. E ho dato l'addio, addio, 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 addio. Oh. Addio. Dormi mio bello, sei morto con un bello, sei muto, muto perduto, oh, erano guance le due sue melarance, erano ciglie, spighe di grano, erano su guance come l'arancia, erano ciglie su spighe di grano, erano verdi come i piselli, erano verdi, io prendo questo pugnale, dov'è il pugnale? Io prendo questo pugnale, oh, amici state bene, io vi saluto, addio, addio, addio. Ma quale ammenda? Ma dopo tutta la fatica, cioè dovrei stare qua sopra
E qua poi i nostri attori.